Buongiorno! Dopo tantissimissimo tempo torno con un bel vlog. Ebbene sì, oggi è venerdì, oddio, venerdì 14 ottobre e vi volevo insomma portare con me all'opening party di NYX Romanina. In realtà il negozio è già aperto tipo da agosto, però hanno deciso di fare dopo l'inaugurazione per via delle ferie, del periodo un po' morto che era. E niente, tra l'altro forse prima dovevo passare a casa da mamma a ritirare un pacco, quindi vediamo cosa è. E niente, vi volevo giusto portare un po' con me, come sempre nei vlog inizio nei modi peggiori, capelli illegali, perché cioè veramente illegale uscire con questi capelli, struccata, e poi sono stata tipo 3 ore a cercare di capire cosa mettermi, ma più per cosa mettermi proprio tipo di bellezza, più per la temperatura. Ieri faceva un freddo bestiale a Roma, oggi sembra che vada un pochino meglio, quindi alla fine ho messo questa camicetta a quadri che è di DB, tanto per cambiare, e ho i jeans molto easy. E niente, volevo fare un trucco, non so nemmeno io, so solo il rossetto che voglio mettere, che è Bloody Mary di NYX. Vi pare che vada all'apertura NYX senza un rossetto NYX? Quindi sugli occhi, non so, forse rimarrò un po' sul... non so che fare. Mentre mi trucco, intanto chiacchierò un pochino con voi. Tra l'altro sono contenta di riuscire ad andare a questa apertura, perché ogni volta, anche a quella a Porte di Roma, Porte di Roma tra l'altro è in ospedale se non sbaglio, ogni volta che c'è qualche evento, insomma, tipo così, aperture e tutto, io o sono in ospedale, ho un turno di lavoro che non posso spostare, o è troppo lontano da casa mia, visto che tipo Romanina è veramente uno sputo da casa mia, e almeno insomma ne approfitto per andare qui, solo che non ho letto nessuna notizia riguardante insomma gli ospiti, perché se non sbaglio a quelli di Milano c'è sempre Mr. Daniel, Loretta, la Sindina, Porti di Roma anche c'era stata la Sindina se non sbaglio, e quindi insomma rosicherei se adesso che ci posso andare io non c'è nessuno. Io spero tanto in Daniel, perché è veramente una persona carinissima, è disponibilissimo, io l'ho incontrato insomma al Cosmo Prof ed è veramente troppo troppo carino, poi io adoro i suoi video, adoro lui, adoro tutto. Alla fine ho deciso e faccio un trucco con la Naked Chocolate, vediamo cosa esce fuori. Eccomi pronta in super ritardo come sempre, però volevo farvi vedere al volissimo l'outfit. Ah, praticamente adesso sto uscendo perché sto andando a prendere il pacco che vi dicevo e vado a pranzo da nonna. Questo qui è il trucco che mi piace un sacchissimo e poi vado da NYX. Allora, io sto andando adesso da NYX la Romanina. Prima di uscire ho visto uno Snapchat, tra l'altro ho beccato preciso l'orario di uscita delle scuole, cioè il delirio. E prima di uscire ho visto uno Snapchat che ha pubblicato proprio NYX sul loro profilo, insomma. E c'erano tipo tutte quante le ragazze sedute a terra con le transenne ad aspettare. Questa cosa mi angoscia un attimino perché io speravo di non trovare troppa troppa gente, madonna. Cioè veramente il delirio quando escono dalle scuole, perché la gente diventa stupida e quindi probabilmente, non avendo calcolato questa cosa delle scuole, arriverò anche un pochino più tardi perché c'è un po' di traffico. E niente, alla fine come vi ho detto il trucco è andato molto sui toni del nude con la Naked Chocolate, e come rossetto vi ho fatto vedere ho usato il Bloody Mary. Alla fine sono andata a ritirare anche il pacco che vi dicevo, era un pacco da parte di Amazon e dove ve lo faccio vedere. È una cosa un po' insolita, però molto molto carina, è una cosa da vestire diciamo, poi dopo vi mostrerò meglio. E che altro vi volevo dire? Ne approfitto intanto insomma che sto guidando per chiacchierare un po'. Vi volevo dire anche che domani, anche se probabilmente questo vlog andrà online dopo anche dell'evento di domani, perché domani invece starò da Kiko per un evento che c'è appunto in questo weekend. Mi hanno contattato proprio questa mattina,
Quindi è un po' un weekend super megafoso questo, tra Nyx e Kiko, cioè favoloso. Vi voglio mostrare subito tutto quanto. Io partirei dagli omaggi. Il primo è questa mascherina troppo carina, The Not Disturb Dreaming Makeup Mix Italia. Poi lì mi avevano dato questo cartoncino che sono le nuove colorazioni dei liquidi Sued, che sono queste qui, e te li potevi anche far applicare lì al momento. Io però non me lo sono fatto applicare onestamente, solo perché avevo già rossetto. E poi questo biscottino a forma di labbra carinissimo, proprio la scatolina con scritto NYX
Cosmetics, la Romanina. E poi il pezzo forte è questa pochette. Ah, il pezzo forte per me non è tanto per il prodotto in sé, ma è proprio per la pochette che mi piace troppo a forma di labbra. Con dietro scritto tagga le tue foto con NYX Italia. Vi faccio vedere. All'interno c'erano solo due prodotti. Uno, che vi dicevo, è il doppione. È il Jumbai Pencil nella colorazione Milk, quello bianco, che appunto io già lo regalerò a un'amica sicuramente. E l'altro è l'Intense Butter Gloss nella colorazione Spice Cake. Eccolo qua, tipo 30 anni per scartarlo. Eccolo qua, cioè veramente bellissimo. Io pensavo che essendo scritto Butter Gloss fosse una cosa tipo semi-trasparente, invece è questo viola bello intenso, bello pieno, wow, questo non vedo l'ora di provarlo. Questi qua invece sono i miei acquisti. Ho preso un soft matte lip cream perché sono curiosa di provarli e magari di potervi fare anche un post tipo a paragone, oddio, con i liquidi Sued. Questo qua è una colorazione molto bella, si chiama San Paolo. Ed è un rosa scuro molto molto particolare. Poi magari vi li faccio vedere meglio perché anche adesso la luce non è delle migliori, in un video, magari in un tutorial. Ho poi preso, cioè io ancora non ci credo che l'ho trovato, Taupe. Cioè io tipo lo rincorrevo da anni, finalmente l'ho trovato. E poi ho ripreso, perché per chi mi conosce sa che già ce l'ho avuto, il blush Amber, sempre degli Egg Definition Blush. E che tra l'altro è il secondo, è il terzo questo che ricompro. Il secondo era praticamente quasi finito, era rimasto solamente ai contorni. L'altro giorno mi è caduto e si è rotto tutto. Quindi questo qua è il mio bottino da NYX. Io sono felicissima di aver condiviso con voi questa giornata, spero vi abbia fatto piacere. E niente, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!